Arianna si sveglia, sto per partire, eh? Vaffa. No, che schifo. Signore e signori, allacciate le cinture di sicurezza. Stiamo partendo per portarvi in vacanza. Siamo in vacanza finalmente. Ragazzi, attenzione, oggi è una giornata importante. Questa modalità dai creatori di quella dell'aeroplano dell'anno scorso, o forse di due o tre anni fa, che io mi ricordo era bellissima. No, sedetevi. Sì, allora, le avevamo fatte tutte. Ecco, esatto. Voglio sedervi a fianco. Chi è che sta vicino a me? Io sono il 14F. Ci avete voi il posto preciso? Dai il biglietto, dai, corri, leggi il biglietto. No, 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 raga, non faccio in tempo. Non so, non premi non mai... uno, premi uno. Ce l'ho in mano, ma non so qual è il mio posto. Nel numero, imbecille. T'ho provato. Ci sta scritto sotto. Ecco, dai, ecco. Vedi, non faccio in tempo. Qui. Ah, ci sono. A 3 secondi. Ti giuro, la hostess mi buttava fuori. Se mi inizia a dare i calci dietro il sedile, chiamo la hostess, eh. Brutta zozza, brutta zozza. Ti metto i piedi pelosi. Prendetemi sotto la sedia. Forte, schifo. Attenzione, ragazzi. Io ho fatto la scoreggia. No, ecco perché. No, dai, ma non si può respirare. Non si possono aprire le finestre. Tirate giù le mascherine. Ma io sono accanto a lui. Io sto per morire. No, raga! L'ossigeno, vi prego! Ma Anna aveva cambiato sedia, non era più vicino. Anna! Ha fatto una scorreggia! Vabbè, ma no, l'ho fatta io! Te ne sei andata da me! Vabbè, passeggeri, abbiamo fatto un decollo di successo e al momento ci troviamo ad altitudine spaziale! Ora potete alzarvi dalle vostre sedie e andare in giro come delle capre durante devo il nostro volo! Ma basta! Sì, pascoliamo in mezzo ai sedili! Alex! Lion, Lion è occupato! Lion! C'è qualcun altro! Lion! Aiuto! Dove sono gli snacks? Per favore, calmi! Questa è la prima classe più bella! Venite con me! Oh, dobbiamo cercare... No! Un'altra scoreggia? Chi è stato? Nulla, questo è quello che è in bagno, ragazzi. Il tizio che era in bagno poco fa. Signore e signore, sembrerebbe che sia mancata la luce nell'aereo. Ma come è mancata la luce nell'aereo? Ma come è mancata la luce? Ma che aereo abbiamo scelto? Questo là è di bassa qualità, Per favore, state calmi mentre io provo ad aggiustare la situazione. Calmo Alex, stai seduto, stai fermo, ok? No, non succederà niente, bravo. Bravo, stiamo seduti tutti prima che... Oh mio Dio! Ma è il motore destro? No, ma cos'era? C'era una cosa sul motore destro! C'era una cosa sul motore! Oh mio Dio! Stiamo per morire! Ma senti, ma tu se stai per morire dici così, scusami! Sì, sono un attore! Oh, cosa è successo? Si aggira, non fatevi toccare! Mi vuole toccare a me, mi vuole toccare. Alex, non morire! Calmi! Calmi! Lion vuole te, però! Ok, lascialo inseguire. Allora, quale parola? Oh, ti giuro, la prossima persona che urla. La prossima persona che urla. Stai zitto, ok? Basta. Avete urlato troppo e tutti, ok? Basta! Sta fuggendo! Quella puttana. Guarda, mi fate proprio arrabbiare. Rassicuraci, Lion, rassicuraci. Allora, vi rassicuro, andrà tutto molto bene. Stai zitta, porca, ok? Basta. Peppa, ok? Adesso va. Ruzzisce. E adesso gli passa, ok? Adesso gli passa. È stressato. Ha paura anche lui di volare, ok? Mamma mia, che bello. Oh, si era influato nel bagagliaio dell'aereo. Non mi tocca. Non urlare, che va tutto bene. Allora, io faccio quello che voglio, ok? E io faccio quello che mi piace. La morte è vicina, Lion, chiudiamolo in bagno. Ma non si è stufato, hai fame. Quanto tempo? Stavo per colpire. Meraviglioso, è andato tutto bene, ve l'ho detto. Bisognava avere un attimo di pazienza che se ne andava. Perfetto, abbiamo risolto il problema, signore e signori. Ci dispiace che le cose siano andate un po' male per tutti. Ho il rimborso del biglietto. Stia zitto, signore grasso, in terza fila, per favore. Ce l'avano con te, Alex, non far fare brutta figura, stai seduto. Ma adesso serviremo della pizza, yum yum. Guarda che... Mamma mia, guarda sta signora col ecco, carrello. Ecco, guarda, c'è Alex che si lamenta di nuovo. Io faccio anche il tris. Ehi, c'è un mostro che ci sta attaccando. Ho detto di stare seduto. Sciocchezze. Ecco, brava Anna, fai tu quello. Stai seduto? Grazie. Ti frusto, se non stai seduto. Non sì, tu devi stare. Che fai fare brutta figura al gruppo, che poi dicono che viaggiamo e sembriamo tutti scemi. Oh, ecco la signorina che torna.
Oh, volete darci una bibita magari? Ah, mi ha dato la pizza, guarda è bella. Una fetta sola, però. Ah, mangiamo. Meglio di niente, mangiamoci questa buona pizza. Speriamo che non sia avvelenata. Ma ci vogliono spiegare il mostro cos'era? Era una turbulenza. Ah, ok. Oh, il copilota parla. Buongiorno, questo è il mostro copilota. Sembrerebbe... Sia zitto, signora Grasso, in terza fila. Sembrerebbe che c'è stato un fulmine. E una turbulenza anche. C'è stata pure una turbulenza. Però, aspettate che mi ricarico. Non farà più. Allora, ci piacerebbe chiedere a tutti di tornare nelle vostre sedie, specialmente il signore Grasso in terza fila che continua a lamentarsi. No, Alex, però fai fare. Io sto tremando tutto. Anna, dobbiamo tornare nella nostra seggiola, Non sbagliamo. E questa è la mia. Volevo la sedia accanto a te, così ti tenevo la mano. Senti, io mi siedo in una sedia a caso. Non posso? Ma non ti fa sedere. Non mi ricordo più. Lion, siediti, ti prego. C'è scritto in basso. Siediti, altrimenti muori. Sì, sì, sì. C'ho il posto 14B. Qua. Mi sono seduto, raga, tutto a posto. Se sei di nuovo, dai, moriremo di nuovo. T'ho detto, devi stare nel chilling, non ci succederà nulla. Okay. No, che il tuo chilling ogni signori, volta... Signori, il motore sta andando è in motore, fuoco. Eccotelo il tuo chilling! Oh, no! Perché state da me? Cosa volete? Dovremmo atterrare nel mare! Oh, no! Sta andando tutto a fuoco! Cosa sono? Le maschere dell'orsino? Oh, chiappa, la gente! Prendete il salvagente! Ah, grazie signorina. Prendetelo tutti che ora ci schiantiamo nel mare. No, perché? Io ti ho sempre amato. Oh, che schifo. Hai rovinato gli ultimi momenti della mia vita. Infatti, guarda, Anna, è pure sto per svenire per quello che ha detto. Stregato, stai per venire. Cioè, grazie per aver reso imbarazzanti gli ultimi attimi della nostra vita. Dovevo tirarmelo fuori. Rimettilo dentro. Brutto, schifoso. Ma che schifo, ragazzi, ma non vi preoccupate perché noi abbiamo una cosa che ci salverà, e cioè il gelato laionico. È molto meglio, cioè questo qua è buonissimo, ragazzi, lo trovate nei migliori bar. State attenti però che ci moriamo, saliamo sull'ala dell'aereo così e ci gustiamo un gelato laionico. Doppio biscotto, gusto vaniglia, potete anche dividerlo oppure no. Ok, stregatto, che cosa stai dicendo adesso? Mamma mia, le nostre vite, stiamo per morire, ci hanno salvato. Quanto queste sei bestie. Idiota, mio Dio. Che stupido. Che giubbotti, cioè, di mamma salvataggio mia. E tu mi hai pure detto, tu devi amare qualcun altro. Sembra devi amare. Sembra che l'equipaggio non ce l'abbia fatta. Perché non ami un camion, e ti ci vai sotto, perché su no? Roblox. Gli piaccio. Stai zitto, devi guardare verso lontano da me, vai. Grazie. Non vedo camion. Cos'è questo rumore? Io ho letto naso. Cos'è questo naso? Cos'è è il tuo, Anna, naso? Forse. Che? Che è successo? Non lo so, aspetta, te lo dico. No! Gli squali non fanno rumore. Gli squali! Che ne sai? Oh, buttiamoci stregazzo invece, no? No, non gli è piaciuto. Sì, una squalea! Dai, muori! No, stregazzo si è ciulato. Madonna santa. Stregato è un pezzo di merda. Oh, ci sto. Mamma mia, guarda come ciuccia. No, ciuccia squalo. Ma perché noi scivoliamo sull'ala? Che cacchio abbiamo le scarpe scivolose. Abbiamo pestato la cacca. Ho dato un calcio a stregato prima io. Sì, l'ho sentito. Quindi ho pestato la cacca in un certo senso. Non è vero. Stai zitto. Sei terra, ragazzi, terra. Corri, facciamo la terra. Che fortuna, ragazzi, finalmente siamo salvi. Oh, occhio, non ci moriamo. Ecco qua. Siamo salvi sulla spiaggia di un'isola deserta. Stai attenta, Anna, che lo squalo ti voleva. No! Non avevo visto. Ti voleva possedere da dietro. È vero. No, ha cambiato idea. Non può uscire dall'acqua. Ok, se ne è reso conto da solo. E adesso che cosa facciamo, amici miei? Dobbiamo esplorare. Oh, ecco che parlo. Oh, fiu. Ce l'abbiamo fatta. Ma tu sempre così eroico. Sì. È anche passata la nebbia. Avete visto che bello? Che bella. Io sono assorto. Mi ero addormentato. Allora, stregato avevo Alex. Avevo messo la testa sotto la sabbia. Oh, vi svegliate. No, hai ragione. Ma siamo appena caduti da un aereo. Potremmo morire. Guarda, non c'è problema. Che occasione persa, C'è una gabbia, ce li mettiamo dentro e se li mangiano i macachi. I macachi o i cannibali? Ma facciamo mangiare, Ma se non li vogliono nemmeno loro! Ma secondo me è possibile, c'è alto in colesterolo tu. Però dobbiamo trovare del cibo. Ecco, mangiamoci Alex e Stregatto. Ma perché
sempre me. Che schifo, ma senti i gesti. Almeno però servono a qualcosa nella loro vita. Ma sono tutto pattume, non piaccio. Quanto pare siamo vegetariani perché vogliamo cercare qualcosa nella foresta. Andiamo a cercare nella foresta. Alluso tutto io, sì. Che per il cibo sono un mito. Ma cos'è? Di qua, di qua. Sì, ti è venuto un infarto. Ti è venuto. No, c'è l'odore delle mele. Ok, prendiamo le mele allora, eh. Queste sono mele? No, non sono mele, Lion. Che buio. Oh, ho trovato un po' di mele per mangiare per tutti noi. Che gentile che sei, Alex. Nella vita reale te le saresti mangiate tutte quante. Esattamente. Tue. E sono sparite. Io ma fossi noi. Non lo so, ma mangiamola, dai, sei avvelenata. Ti giuro, sei avvelenata, mi arrabbierò così tanto. Ma con me? Sì, perché me l'hai data molto te male. Mi io sembra buona. Io l'ho mangiata e mi sento bene. Ok, allora continuiamo ad esplorare l'isola deserta. Ci serve altro cibo, non è che ci saziamo con una mela. Magari troviamo gli abitanti. Aspettate. Che hai visto? Non lo so, aspetta. Ascolta, mi stai facendo di un arrabbiare. Ma di un arrabbiare mi stai facendo. Cioè, quello c'era scritto. Il mostro sull'aereo. Dobbiamo discuterne noi adesso. Allora, adesso lo discutiamo. Allora, stregatto fa veramente schifo. Okay? Schifo. Fa veramente schifo. Con il mostro. Questo è il tema della discussione. Stregatto fa schifo. Allora, joinate questa discussione e mettete le emoji che vomita nei commenti per stregatto. Stregatto vomita. Secondo me stregatto è il mostro. Può anche essere. Mi ricordo una volta che era lui in un campeggio. Vero? Era te lo lui ricordi? Su Roblox. Vero, perché volevo mangiare te. Ma nessun altro. Cos'è stato? Oh mio Dio, sembrava un naso gigante quella luna. Oggi ce l'ho con i nasi. Vedo nasi dappertutto. Devo essere innamorato di un naso, non lo so. Cioè. Ok, del mio! No. No, che schifo. No, del tuo proprio. C'è pericolo. No, sta piovendo! Pioggia acida, aiuto! Oh, no! C'è una tempesta! Come boh, ci salviamo? Ho visto una mi caverna. Ho visto una caverna qua vicino. Possiamo usarla per coprirci. È una parola, mo, a trovare ma la caverna. Ma è tutto buio, non si vede nulla. Allora, abbiamo 25 secondi per trovarla. Non la troveremo. Ma lei un ombrello. Raga, non la troviamo, cioè, ve lo dico qua, io. È qua, mi sa, Corri, segui qui. Qui? Questa? No, questa è una pietra. Fra, c'è una roccia. È questa, è qua. Segui ora. Ma ci siamo. È una pietra, Fra, sei un cretino. Non lo so pianto. No, moriamo tutti, dai, la caverna. Ma non ce n'è caverna, ma non poteva dircelo prima di trovare la caverna. Siamo morti. Siamo morti. Vabbè, respawn. 30 Robux. Oh, quel che bisogna spendere si spende, Ecco qua. Ah, ecco qui. Stai zitto, lascia perdere. Ora usciamo da questa caverna che abbiamo già trovato prima che crolli. No, cioè ora moriamo. Ma siamo appena entrati. Ma che senso? È stato ci dobbiamo buttare di sotto? Da qua. No, ma in realtà mi sa che noi siamo già usciti. Siamo già alla fine, forse. No, secondo me no. Secondo me no, dobbiamo scendere. Guarda che parkour. No, in civile, ragazzi, sono già caduto. Sono già morto, cioè. Ma davvero? Sì, sì, allora. Respawno di nuovo, raga, voi fate il parkour, mi raccomando, seri. Si paga sempre di più, ora 60 Robux. No! Cosa? Ma è pure un furto! È un furto, è un furto. E io ho ma 26. Ma sei alla fine del parkour, vero? Sono all'inizio del parkour. Oh, Lion, abbiamo sbagliato, dobbiamo stare dove sei tu, Lion. Bisogna risalire! Corre! No! Io non ce la farò! Ma cribbio, paperibbio, sbrigatevi, ritornate qua. Ma perché? Cioè, raga, assurdo. No, non moritemi, Non mori. Anna, vai, seria! Dura! Ce la sto facendo! Ma quindi noi, scusate, ma ci siamo persi tutto un pezzo di gioco dove c'era la caverna. Sì. Ma questo è brutto. Ma no, stregato, tu non. Cioè. Dai, per favore! Non è che ci piace. Che sei venuto qua anche tu, che ti sei autoinvitato. Guarda, è crollata tutta la caverna. Sta scoperchiando! Sì? Sei venuto qua. Guarda qua! Ah, che meraviglia, eh! Abbiamo scappato da io! Tempo. Anna, se leggi un'altra volta male. Ma sono cascati. Se leggi un'altra volta, non me ne frega nulla. Se leggi un'altra volta male, ti giuro che ti faccio leggere tutte le frasi a te. Cosa vedo? Va bene, va benissimo. Cosa vedo? E parla bene! Ho detto baby, non vedi! E per parli come un ubriaco! No, no, è Gesino! Ma mi tocca segnare le cose. Ubriaca del bevi ma guarda, botti di vino ti bevi tu, le botti di vino ti bevi. E noi ci vogliamo tutti bene allo stesso modo. A te non ti vuole bene nessuno, non ti preoccupare, esatto. Proprio, non c'è pericolo. Oh. Dai.
sento che ci stanno guardando. Ecco, bene. Ma devo benissimo. Leggere io? Stai zitta. Tu devi leggere le tue cose e devi parlare bene. Ubriaca. O no? Corrette. Ma ti do questo! No, di nuovo in caverna. Caverna. Ma quale caverna? Corrette. Una flashlight sarebbe una utile. Ce l'ho io la flashlight, non bevo un cazzo. Non ce n'è altre, vieni qua. Nella caverna, vai, vai, vai. Mamma mia, no, è un labirinto. No, ho sbagliato anche qua, sbagliato anche qua. Seguite tutti, Lion. Raga, ho la torcia, vedo bene tutto. Vieni qua. Raga, sento una musica che mi mette un'ansia. Mi sto cagando addosso. Ho paura, ho fatto paura. Qui. È buono? Sì. No, forse no. No, ma perché lei non arriva qui? Ah, giusto, no, così. È buono. Abbiamo vinto. È morso il sede. Non c'è. Stai zitto, ha fatto bene. Che schifo. Peccato che non ci ha ammazzato. Mordendoti il sede. No, aiuto. Abbiamo scampato. Siamo scampati, siamo al pericolo. Siamo stati bravissimi. No, vedete? Con un po' di impegno, con tutta l'amicizia che ci lega. Tranne a Stregato, che non è con noi. Lui è da solo. Però io allora farò una barca e tornerò a casa da solo. Speriamo che lo squalo ti si mangi prima che arrivi. Oh, ce l'abbiamo fatta! Che bello! Che meraviglia, amici, che bello. E adesso? Come torniamo a casa? No, c'è qualcosa qua, mi sa. Vedi che c'è una luce? È vero, però anche là c'è una luce. Ma non è che so io la luce. No. Vabbè, tu sei la luce dei nostri occhi, ma non sei quella luce. Ma se lo dici te, c'è questo in tronco. Ma non ci sono barche. Magari potremmo usare questo tronco come barca per tornare a casa. O potete usare me. Non galleggi. Schifo, no. Non galleggi. E ti danessi che galleggia. Perché le cacche non galleggiano. Perché cioè, galleggiano sempre. Galleggiano. È vero. Allora possiamo usarlo. Che dobbiamo fare? Siamo persi nell'isola così. È tutto con una mela sullo stomaco e basta. Perché ho fame. Vabbè, ogni tanto il gioco si ricorda di noi. Ma ragazzi, so. Penso che dovremmo. Dovremmo cercare aiuto. Dovremmo. Aspettate. Cosa? Dov'è Alex Downs? È vero, dov'è Alex Downs? Oddio, dov'è Alex? Alex? Ho rapito! Ah. Aiuto! Penso che il mostro l'ha rapito! Beh, chi se ne frega, no? Cioè, oddio! Ci siamo tolti un problema, secondo me. Ci vuole. E Alex, c'è anche poco tempo, Cioè, secondo sai me. Sai che sotto te, mi sa! Sì, hai nella gabbia. Quella gabbia appesa, bravissima. Andiamo a vedere. Però non ti salviamo. Abbiamo due minuti per allora, farlo. Hai il tempo che io ti trovo per pregarmi di salvarti e convincermi, vai. Enorme Lion! Enorme? Potrei offendermi. Potevi dire sommo, grandioso, maestoso. Dai, riprovaci, non mi stai convincendo. Luce dei miei occhi, Lion! No, non è urlando più forte, mi devi convincere, mi devi innamorare. Parlami parole d'amore. Lion! Sì? Io suavemente ti chiedo di salvarmi. Suavemente, perché non sei diresti? Suave, tu sei un brutto, stupido. Lion! Bestia. Se mi salvi, ti farò un panino che sarà bellissimo. Ma ti mangi gli ingredienti. Sei di quelle persone là, tu. Ne facciamo due. No, perché ti mangi tutti gli ingredienti. No, non ti salvo. Eliminiamo Stregato insieme. No. Se mi salvi. Stregato da adesso in poi, per i prossimi 3 secondi, amico mio. Li sfrutto. Mamma mia. Wow. Sono ammazzati. Sai cosa ti dico, Alex? Se in quella gabbia ci fosse stato Stregato, l'avrei salvato. Senza battere ciglio. Non è vero. Mamma mia. Perché lui mi ama. Stai dicendo che dico bugie, Stregato. Lo sai cosa ti piace a me, di te? Che tu piaci le mie chiappe enormi. Cosa stai dicendo? Non capisco. Ma cosa? Cioè, a me piacciono le tue chiappe enormi. Esatto. Il secondo discorso è che se mi lasci qui non le vedrai mai più. Ma non voglio vedere le tue chiappe enormi. Ma non ho capito. Perché tu guarda che sono 30 secondi e sta finendo il tempo. Le mie, ma mi rendo anche schifo a cercare di salvare la tua vita, io lo ti dico. Ti servono. Vabbè, solo per amicizia, Che bello l'amicizia. Cosa stai solo facendo? Perché ci serve la carta igienica. Ecco. Ho trovato Alex Downs. L'ho trovato io. Però. Ma tu non l'hai toccato, io sì. E mi fa schifo. Cioè, non ho capito. Dobbiamo trovare qualcosa per rompere la gabbia. Domani la mattina. Mi sa che muori, te lo no, dico. Io preparati qui, a spendere perché. Io non trovo nulla. Dal magari relitto. C'è qualcosa che potremmo usare dall'aeroplano? Mico me parli male. Ma che origini hai tu? Non vieni dal pianeta Terra. Devi venire da molto lontano. Perché l'ignoranza molto che ti lontano. Porti è molto grave, Anna. Ma perché ho detto di sbagliato? Aeroplano? Tutto. Hai sbagliato tutto. Proprio anche. Mia mamma non sa da dove vengo. Dal cuo. No! Dal cuo. Ma
gettare sul salvare sì, me, per sì, favore, sì, allora, ragazzi, qua ma non perché c'è. Si deve sempre parlare di lui? Ci stiamo a fare tutto il giro dell'isola, ma io non ho trovato nulla. Lion, Pensa che era dall'altra parte, ci sono dei resti qua. No, Lion, arrivo torna. Don't worry, my friend, sto tornando, sto correndo. Magari dovrebbe salvarlo Stray, visto che Alex sta morendo nel frattempo. No. No, questo non è possibile. No, no. Ma siamo pazzi? Cioè, se c'è qualcuno che deve salvare il suo amico Alex Nauts. Il mio unico salvatore dalle braccia di ferro. Lion che ti viene a prendere, ti salva come una principessa dal suo castello. Vieni. Eccomi, adesso ti passo un attimo, ma tu non ti preoccupare perché sto andando da Stregato a prendere il strumento. Ok. Grande Lion. Devi vai. Stare sul pezzo. Sei nel chilling tu, no? Datemi una L, datemi una Y, datemi una O, datemi una N, Lion. Ma ci prendiamo a prendere delle noci di cocco? Perché no? Perché no? Mi è venuta fame anche a me. Perché no? Perché no? Magari c'è del cibo tra i resti. Amici, abbiamo questo è un sedile. Questo cassettone. Un cappello, ti piace questo forse cappello? Forse puoi aprirlo? Cos'è successo? Ho toccato io, sono stato... No, 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 ti ho salvato. Ho trovato un tool con cui aprire la tua roba, Alex, stai sereno. Grande Lion. Sei nel chilling, adesso. Grazie per avermi salvato, enorme prego, eroe. Prego, prego, prego. Tieni le mani a posto. Per svenire. Quel mostro era veramente spaventoso. Ti ha rapito, Sì, doveva essere un vero duro, per rapire a te, poi. Ma molto forzuto anche lui, comunque. Sì, molto anche coraggioso. Coraggioso, pesante, sei pesante proprio dentro. Beh, adesso... Quando è che torniamo a casa? Poi ci chiama il mostro. È perché per quei trocchi a fare una zattera? Ma perché no? Però sai cosa, cioè, sono rotto le barre, non è possibile tra una frase e l'altra ci deve passare 10 minuti. Cioè, ma che cazzo, è normale? Io sento tipo fare tunf tunf tunf. E sono le mie palle che cadono in terra ogni frase. Stavano rotolando, le ho viste. Se cadevano le tue si sentiva così, e non le trovavamo più, Tre piccoli sassolini. Come cercare un granello di sabbia in una spiaggia. Non mi sa... No, ecco. Sto morendo. No, la mela. Medikit! Le mele erano marce. Brutto bastardo. Io lo sapevo. Io te l'ho detto. Sto morendo. Anche Alex però. Io no. Ne sono lieto. Io sai cosa faccio. Io vado nel negozio. Mi compro. No, non c'è cosa? Nulla. Come non c'è niente? Raga, andatemi a trovare io un medikit. Io sto cercando delle cure. Io posso provare a curarmi col medikit. Dai, mi compro il medikit. Giusto per ma vedere Alex morire. Ma non credo che ci siano cure. Guarda, Alex. Perché devi sempre vedere guarda cosa faccio io. Mi sono curato. Ha funzionato? Il Galus. Alex, come mi dispiace di non avere un medikit anche per te. Dai, toccami col tuo medikit. Cazzo, mi sa che ti salvi lo stesso. Porca miseria, ti sei salvato. Che palle. Doveva morire. Ok ragazzi, abbiamo sarà bisogno di prossima. Fare un fuoco. Adesso ti do da mangiare una roba avvelenata io. Sta diventando buio e anche freddo. Dove state voi due? Io sto cercando te perché ero andato a prendere il medikit. Vieni, diamoci e prendiamo del legno. Io sono rimasto solo con Alex. Non mi piace stare con Alex dopo quello che ha fatto. Mi voleva uccidere. Andiamo a braccetto a cercare il fallo. Ecco, ho preso un tronco, ragazzi. Ne mancano. Io pure c'è uno. L'ho trovato, ragazzi. Però Anna deve tornare da noi, altrimenti abbiamo un problema. Sono dietro di te. Brava, sei brava. Ubriaca, ma brava. Ok, abbiamo tutti i tronchi per fare il fallo. Ma voi sapete fare un fuoco? Certo, sono un survivalista io, Che bravi. Non ti sei mai andiamo a questo adesso ti cazzo un'altra volta. Cioè io c'ho una collana acciarino. Sì, tu dovevi leggere la frase. Tu dovevi e non lo hai fatto. Ok. Ma perché tu mi interrompi? Io adesso è colpa mia, capito? Che lei dorme e beve ed è colpa mia, capito, ragazzi? No, tu la devi smettere. Tu la devi smettere perché quella frase dovevi leggerla saltando come un grillo, subito appena è comparsa. E mo moriamo pure. E io sono contento che moriamo, Anna. Che cazzo sta a fare questo? Scendi dall'albero! Sono stato codato. Insomma, ragazzi, io sono stato proprio codato, Pago per rinascere, ragazzi. 100 Robux sto pagando. Mi ha fatto una bomba, non un fuoco. Ragazzi, qua inizia a essere dispendiosa, questa modalità. Ma noi non ce ne frega niente. Costa sempre di più. Sì, ma mia, abbiamo fatto un disastro, accendendo il fuoco. Dobbiamo stare male, Raga, abbiamo bruciato l'isola. Ma era una riserva naturale. Qui viveva un papagallino chiamato cacatua madre. E solo qua viveva il cacatua madre. Adesso che cosa farà, poverino? È estinto. Il fuoco sta estinguendo il papagallino adesso. Cazzo miseria. Come mi dispiace. Papagallino.
casino. Lo so, è un casino. Non ci siamo manco scaldati perché è esploso tutto. Sicuro non è, cioè, questo un problema adesso, ma sta andando a fuoco un'isola e tu pensi al tuo, alle tue chiappe fredde. Così c'hai problemi. Egoista. Vai nel mare immediatamente. Possiamo scaldarci a vicenda. Vai nel mare immediatamente. Vai nel mare. Il mare è tossico. Brucia, poi lo uccide. Brucia. Torna brucia. Fuori dal mare immediatamente. Grazie. Però, per compensare la nostra situazione miserabile, è venuto il mattino e siamo tornati a rivedere la luce del sole. Che bello! Che meraviglia! E adesso come facciamo a tornare a casa? Qualcuno ha un telefono per chiamare i soccorsi? No, non abbiamo un bel niente per chiamare nessuno. Una pistola a lanciarazzi per mandare un esce o esce? Non ci posso credere, uno tsunami! Stai scherzando? Sì, ma che sfiga, ma che abbiamo fatto? Però almeno spegne l'isola! Abbiamo pestato i piedi a qualche vecchia. No, raga, dobbiamo andarcene via, come facciamo a saltare la onda? Allora, secondo me dobbiamo arrampicarci più in alto possibile. C'è una montagna là, ma come entriamo? Si sta spegnendo gli alberi, mi sembra. Proprio no! Come? Mi sa che dobbiamo andare in mezzo! No, raga, cioè, sta arrivando l'onda di brutto, moriamo tutti così, in mezzo alle fiamme, così. Vai, come mezzo, devi. Sono morto anch'io. Okay, ma ci mancherebbe che noi ce ne andiamo senza vedere quello che succede quando finisci, eh? Non esiste proprio. A quanto pare, questo è il finale che è capitato a noi. Lo tsunami, il più difficile di tutti, perché bisognava correre tutta l'isola. Impossibile! Che proprio noi ci beccavamo quello più difficile. Ed è anche il più stupido. Correre! Perché la mamma ci dice che era tutto un sogno e che dobbiamo ripartire di nuovo con l'aereo per andare in scherzando! Certo, non ho intenzione di prendere un altro volo. Da adesso in poi vacanze a raccogliere i funghi nel bosco sotto casa. Ma piedi, ti scongiuro! Però ce l'abbiamo fatta. A casa e basta! Grazie per aver seguito questo video. Vi ricordo che se volete festeggiare un'estate dal vostro divano, niente vi può aiutare di più che il buonissimo gelato Lion. Quindi andatelo a cercare nel bar. E Lion out! Ciao!